Come va Stefano De Masi? In questo video andiamo a vedere come acquistare in modo totalmente anonimo le nostre criptovalute, quindi senza verifica d'identità. Andiamo subito. Tre modi più uno per comprare criptovalute senza verifica. Ormai sto diventando bravo anche a mettere i titoli. No, a parte scherzi, in tanti mi hanno fatto questa domanda: come acquistare criptovalute in modo anonimo, la verifica d'identità. Andiamo a vedere come farlo in modo semplice. Allora, innanzitutto, che cos'è questa verifica dell'identità? Che cos'è questo KYC? Allora, il KYC, ovvero Know Your Customer, è una procedura in cui gli utenti devono provare la propria identità a chi? All'exchange, andando quindi a fornire dati anagrafici sensibili propri, quindi documento d'identità, per esempio, appunto i dati della propria residenza. E in genere un selfie o un video per dimostrare che la persona che c'è fotografata sulla carta d'identità è effettivamente la persona che sta richiedendo l'accesso al servizio o all'exchange in questione. In questo modo l'account viene associato ad un unico utente, quindi ad un unico ID, quindi un'unica persona. In genere questa verifica viene utilizzata nel momento in cui si utilizzano monete fiat, quindi le monete a corso legale, quelle tradizionali, l'euro, il dollaro, la sterlina, lo yen e tutte queste valute qui, per acquistare criptovalute. A parte Binance, che richiede il KYC in qualsiasi momento per fare qualsiasi operazione, nel momento in cui ci registriamo ce lo va a chiedere. Qui altri exchange, come per esempio KuCoin, come per esempio Huobi, non richiedono il KYC a meno che non si vadano ad acquistare criptovalute pagando con carte di credito o con monete fiat. Tutto questo viene fatto ovviamente in linea con quella che è la normativa vigente in ambito di antiriciclaggio e tutta un'altra serie di cose. In parole spicce, con questa verifica dell'identità di base non dovrebbero esserci grossi problemi, nel senso che si va solo ad assicurare che non stiamo, tra virgolette, riciclando denaro e che le persone che stanno acquistando hanno un unico account. Quindi più una cosa a livello logistico. D'altra parte è anche vero che sorge il problema nel momento in cui dovessero fare controlli e perché magari non abbiamo dichiarato correttamente le nostre cripto, i nostri conti. Allora a quel punto, ovviamente, essendoci l'identità, si perde ovviamente l'anonimato e quindi si è più esposti a tutta una serie di complicazioni, ma che non è materia mia e non ne parlo in questo video. A questo punto dobbiamo vedere se è possibile ancora acquistare criptovalute in modo anonimo. Ricordo quando tutti questi exchange sono usciti, compreso Binance, non c'era alcun obbligo. È entrato poi nel tempo questo appunto obbligo di verifica dell'identità. Inizialmente non c'era. Quindi oggi è ancora possibile acquistare criptovalute in modo anonimo, visto che le criptovalute portano avanti un progetto di anonimato, diventa un po' un controsenso alla fine andare a fare una verifica per poterle detenere e scambiare. La risposta è sì, ovviamente, se non fare questo video, e andiamo a vedere come farlo. Ci sono innanzitutto due exchange, ma ce ne sono anche altri, però sono due grossi che personalmente uso, che sono KuCoin e Huobi. Questi due exchange, a meno che non si vadano a comprare appunto con monete fiat criptovalute, quindi euro, dollari, queste monete qui, non ci obbligano a fare il KYC, quindi possiamo tranquillamente scambiare le nostre criptovalute, fare trading, fare tutto quello che vogliamo senza verifica dell'identità, in totale anonimato. Però se siamo alle prime armi, cioè se ci stiamo approcciando ora al mondo delle criptovalute, il primo acquisto dobbiamo per forza farlo in euro, ovviamente. Come si fa allora? Dove andare a farlo se vogliamo farlo in anonimato? Vediamo le possibili soluzioni, le 3 più 1. La prima è l'acquisto P2P. Cosa vuol dire? Da persona a persona. Quindi il primo sistema è acquistare le nostre criptovalute da altre persone, inviandoli euro e farci inviare indietro delle criptovalute che vogliamo per quel controvalore lì. Ora, questo chiaramente è un metodo rischioso perché non si sa mai chi c'è dall'altra parte, quindi consiglio sempre di fare
un'operazione di questo tipo con persone che conosciamo realmente, mai affidarsi online perché il rischio diventa abbastanza ampio. Secondo modo, questo è un pochino più per professionisti perché è un pochino complicato, però è fattibile, l'acquisto tramite ATM Bitcoin e ti metterò qua sotto una lista degli ATM attualmente disponibili di Bitcoin in tutta Italia, in tutte le province maggiori. Non sono moltissimi, ce cioè ne sono proprio pochi al mondo, in Italia ne abbiamo parecchi. Dunque, come funziona l'ATM? Sostanzialmente andiamo al nostro portale. Andiamo a inserire l'importo che vogliamo acquistare di Bitcoin. Andiamo a inserire il nostro indirizzo wallet. Come vedete qua sopra c'è una camera, alcuni ce l'hanno sopra, altri ce l'hanno sotto, altri non ce l'hanno e va digitato il codice manualmente, ma la maggior parte è la camera. Scannerizzare il nostro indirizzo wallet, quindi il wallet dove vogliamo che arrivino i nostri fondi. Ad esempio, io qua ho il mio MetaMask. Posso andare con il mio MetaMask sul cellulare, aprire dettagli account ed eccolo qua. Questo qui è il mio codice, questo è il mio indirizzo wallet. Mi basta avvicinare questo codice allo schermo, alla camera dell'ATM e in automatico sarà indicato il mio wallet. A quel punto devo assicurarmi che l'indirizzo sia scritto correttamente, inserisco l'importo, procedo all'acquisto utilizzando i dati della mia carta. Quindi con la mia carta di credito o di debito. E lo faccio in modo totalmente anonimo. Terzo modo, quello forse un pochino più semplice e più comodo, non ci dobbiamo neanche spostare, farlo da casa con MetaMask. E qui c'è un bonus, Wire e Transact, che ora vedremo il perché. Allora, possiamo creare un account gratuito su MetaMask. Andiamolo subito a vedere in tempo reale. Una volta creato l'account sulla rete Ethereum, che verrà comunque impostata di default, ci basterà andare a cliccare compra ed ecco qua che ci comparirà compra da Wire o compra da Transact, che come vediamo sono qua sotto. Perché ho messo il bonus? Perché in questo caso ci verranno trasferiti, se io clicco continua su Wire, si andrà ad associare al mio indirizzo wallet, che ricordo essere questo qui. Eccolo qua 0,58 come si può vedere qua. E quindi verranno una volta comprati, il limite è di 1000 dollari. Se vuoi aumentare il limite devi verificare l'identità, quindi puoi arrivare a 25.000 dollari a settimana, però come vediamo possiamo attualmente ancora comprare senza la verifica dell'identità. In questo caso ci arriverebbero su MetaMask. Poi da MetaMask con rete Ethereum dovremmo trasferirli verso l'exchange, se vogliamo operare su exchange che vogliamo utilizzare. Il problema dov'è? Il problema è che la rete Ethereum ha delle gas fee abbastanza elevate. Quindi quando vogliamo trasferire, magari ci saranno 20 euro di costo di trasferimento. Come ovviare a questo problema? Ecco che arriva il bonus. Io posso andare tranquillamente sul sito di Wire e selezionarmi il portafoglio che voglio. Quindi posso tranquillamente andare a far cosa? Andare a crearmi il mio account su KuCoin, per esempio su Huobi, ti lascio il link in descrizione. Nel caso per esempio di Huobi ti faccio vedere subito cosa puoi fare. Si può andare su deposita, selezionare la criptovaluta che vogliamo. Adesso mentre carica. Ok, esempio vogliamo ETH, Ethereum, eccolo qua. Vogliamo comprare Ethereum, la catena è quella ETH, copio l'indirizzo e torno qua e lo incollo. Voilà, indirizzo incollato. A questo punto seleziono la moneta a cui voglio comprare euro e la valuta che voglio. Non c'è solo ETH, ci sono tutte queste valute qua, compreso lo USDT di Algorand, però mi raccomando. È sempre importante andare a vedere le reti che vengono utilizzate. Comunque, noi in questo caso, qui ci dovrebbe essere anche lo USDT, ecco classico per Ethereum. Noi teniamoci Ethereum, andiamo a selezionare l'importo, esempio 100 euro, ed ecco qua. Clicchiamo autorizza, facciamo selezione il metodo di pagamento, carta di credito, le fee sono del 3%, massimo 500 euro a settimana. Impostiamo i nostri
il nostro importo, ci assicuriamo che il wallet sia quello corretto dove vogliamo inviare effettivamente i nostri fondi. Andiamo avanti, clicchiamo Next, andiamo a mettere nome, cognome, nome, numero della carta, il nostro indirizzo e acquistiamo. Molto semplicemente, senza dover fare verifiche di identità, senza dover fare nulla. Nel caso di Transac è praticamente uguale. Io per completezza ve lo mostro. Allora, compra, Transac. Magari cambiano solo le spese di commissione. Nel caso di Wire è del 3%, ecco qua. Paghiamo 100. Possiamo fare sia Visa che trasferimento tramite SEPA. Ecco qua sono un pochino più alte. Questo a differenza di Wire abilita anche la possibilità di fare un bonifico SEPA oltre la carta. Nel caso della carta le commissioni sono alte, sono l'8% circa, che sono 8 euro. Nel caso dell'ETH, noi facciamo compra, abbiamo selezionato la carta, andiamo a inserire il portafoglio, qui ovviamente mostra quello di MetaMask, ma noi possiamo cancellare e andare a inserire un altro portafoglio e andare poi a comprare. Allora, qua mi dà 100 euro totali, di cui 91 mi verranno accreditati, 3 sono dell'exchange delle fee, 3,50 delle fee di Transac e 1 euro qua mi dice di MetaMask. Nel caso chiaramente non usassimo MetaMask, andassimo direttamente in global.transac.com. Vi metto poi il link sia di Wire che di Transac qui sotto, ma io consiglio Wire, non ci sarà questa fee, quindi avremo 1 euro in più, però poco male. Diciamo che Wire ha un costo molto più accessibile, più basso. In questo caso verranno addebitati direttamente sul nostro wallet, quindi il tempo che vengano processati e ce li troveremo all'interno del nostro wallet, comodamente nel nostro wallet, pronti da essere scambiati, utilizzati e quindi molto molto comodo. Queste sono le strategie. Io consiglio chiaramente di utilizzare queste ultime, quindi Wire e Transac, per acquistare in anonimato, anche se non si possono acquistare grosse cifre, magari lei si acquista piano piano nel tempo. Decidere se acquistare tramite MetaMask, se vogliamo interfacciarci con DeFi, quindi se il nostro obiettivo è lavorare su finanza decentralizzata, allora possiamo ottenerci tranquillamente il nostro MetaMask e acquistare da lì. Se invece il nostro obiettivo è quello di andare a lavorare sugli exchange, quindi fare trading, fare tutte queste robe qui che ci permettono di fare questi servizi centralizzati, allora il mio consiglio è di aprire un account gratuito su Kiwi o su Huobi. Tra l'altro, con il link che vi lascio qua sotto avrete anche degli sconti sulle fee, quindi dei bonus, dei premi. Trasferire direttamente dove vogliamo andando su Capitale Deposita, scegliere la valuta, mi raccomando la rete, scegliere l'indirizzo e andare a incollarlo su Wire e su Transac e farceli inviare direttamente qua. Quindi la scelta è poi soggettiva, dipende da come li si vuole impiegare e cosa si vuole fare. Però tendenzialmente se uno ha le prime armi, probabilmente vuole lavorare su exchange centralizzati, non vuole andare a lavorare sulla DeFi che è già un pochino complessa, macchinosa. Ok, quindi questo è quanto. Ecco, acquistare criptovalute in modo anonimo è ancora possibile tramite i servizi e i passi che abbiamo visto durante questo video. Il mio consiglio è di utilizzare o MetaMask se vogliamo andare a lavorare su DeFi, oppure acquistarli se vogliamo trasferirli, lavorarci sugli exchange. Aprire degli account o su KuCoin o su Huobi, trovi link in descrizione con sconti sulle fee se vuoi utilizzare questi link e trasferirli utilizzando i servizi di Wire e Transac per acquistarli e trasferirli appunto su questi exchange e poter iniziare a operare in modo totalmente anonimo. Se ti piacciono i contenuti di questo canale, sentiti libero di iscriverti cliccando il tasto iscriviti qui sotto. Attivare la campanella delle notifiche così non ti perderai nessuno dei miei video e se ti va lasciare un bel mi piace a questo video per aiutarmi e per supportarmi nella mia attività di divulgazione in ambito di criptovalute, di blockchain e di investimenti. Ti ringrazio per il tuo tempo, ti ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo nel prossimo. Ciao!